Comunico che le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dell'odierna seduta verranno discusse per omogeneità di materia e che, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento, il consigliere proponente ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di 3 minuti, successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di 2 minuti. Atteso il ritardo con cui cominciamo gli impegni istituzionali che ci attendono, cioè l'ufficio di presidenza e poi la conferenza dei capigruppo, io dico ai colleghi che oggi sarò fiscale nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento. Cominciamo appunto con l'interrogazione registro generale 330/2 avente ad oggetto finanziamento del Comune di Napoli della piscina di via Nicolardi a firma della consigliera Roberta Gaeta. Concedo la parola al consigliere Fulvio Frezza, incaricato dalla collega ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno in quanto membro del medesimo gruppo, che ha la facoltà di illustrarla per 1 minuto. Prego, collega. Ah, va bene. Presidente, la ringrazio, cercherò di rimanere nei tempi. Diciamo, nell'interrogazione rappresenta tutta la storia che parte dal 2006 con un finanziamento di 3 milioni di euro nel programma triennale inserito del Comune approvato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, poi successivi passaggi nei quali la Giunta regionale nel 2009 finanzia l'importo complessivo, però in parte questo importo è arrivato successivamente, sempre nel 2019, nella quota di solo 1.200.000 euro. Per cui, nel frattempo, dopo una serie di passaggi che sono stati a vuoto, un inizio di lavori mai concluso, c'è quest'ultimo step che rappresenta che nel bilancio gestionale 2024-2026 della Regione riscritta, appostata questa somma residua di 1.793.000 e dispari come contributo per la realizzazione e costruzione e completamento della piscina. Quindi l'interrogazione verteva proprio sulla possibilità di avere ulteriori notizie e di capire fino a che punto questa somma verrà recuperata e fino a che punto sarà realizzato finalmente questo impianto che è utile per il territorio e per la città. Grazie collega. Concedo la parola all'assessore al bilancio Ettore Cinque, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Prego. Sì, grazie Presidente. In riferimento all'intervento in oggetto, la Giunta regionale, con la deliberazione 261 del 23 febbraio 2009, ha previsto la concessione di un contributo straordinario per i lavori di costruzione della piscina comunale di via Nicolardi nel comune di Napoli per l'importo di 3 milioni, come diceva l'interrogante. Con il decreto dirigenziale 1109 del 21 maggio 2009 è stato assunto l'impegno contabile del suo indicato importo per l'intera cifra. Poi è seguita una lunghissima corrispondenza col Comune di Napoli e solo nel 2019, ma non per colpa di Regione evidentemente, il Comune di Napoli ha conferito la documentazione che ha consentito alla Regione di erogare il 50% dell'importo al netto del ribasso d'asta, così come dice il disciplinare che disciplina l'erogazione di quei fondi lì, e quindi è stato erogato 1.206.032.88. Dopodiché lo stesso disciplinare all'articolo 6 prevede che l'erogazione del contributo verrà effettuata su richiesta dei soggetti attuatori, quindi il Comune di Napoli nella fattispecie, con le seguenti modalità: il 50% dell'importo del contributo assegnato, depurato dell'eventuale ribasso d'asta entro 60 giorni decorrenti alla data di inizio lavori di cui al relativo verbale, cosa avvenuta nel 2019, l'ulteriore 50% entro 60 giorni dall'esito del collaudo o della regolare esecuzione redatti ai sensi di legge, previa rendicontazione della spesa accertata dal soggetto attuatore, sempre il Comune di Napoli. Per cui evidentemente gli uffici preposti, che poi in questo momento sono nella DG 18, quindi la DG Lavori Pubblici e Protezione Civile, che ci ha fatto avere la sua relazione,
sono in, diciamo, in contatto con il Comune di Napoli, stanno chiedendo la documentazione per poter erogare il saldo così come dice il disciplinare, ma ovviamente il Comune di Napoli dovrà dimostrare o il collaudo o la regolare esecuzione e così verrà erogato l'ulteriore e finale 50%. Questo è quello che dice il disciplinare del 2009 che sovrintende a quell'erogazione di fondi. Grazie. Grazie Assessore, concedo la parola al collega Frizza che ha il diritto di replica per 2 minuti. Assessore, lei è stato chiarissimo e quindi la procedura è ben chiara, sarà quindi obbligo mettersi anche in contatto con gli uffici della Regione e con quelli del Comune per cercare di facilitare o seguire questa procedura che praticamente passerà assolutamente il rispetto di tutti quelli che sono i dettami di regolamenti e di disciplinari legati alla procedura, in particolare, come diceva lei, sulla fase di collaudo. Poi eventualmente, quindi mi dichiaro a nome anche della collega soddisfatto della risposta, fermo restando che nel caso in cui ci fossero ulteriori rallentamenti degli uffici, cercheremo casomai in sintonia di abbreviare questo decorso che sta diventando anche un po' diciamo lungo e periglioso. La ringrazio. Bene, allora è arrivato il consigliere Saiello, quindi passiamo all'interrogazione del registro generale 327/2 aventi ad oggetto erogazione di un'indennità e integrazione del reddito a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania. Concedo la parola al collega Saiello che ha la facoltà di illustrarla per 1 minuto e anche a lei ribadisco il rispetto dei tempi perché abbiamo avuto un problema tecnico e siamo in ritardissimo. Presidente, grazie, buongiorno Assessore. Porto questa mattina in aula una situazione che ho molto a cuore, che ho avuto modo di seguire in questi anni, anche quando la mia forza politica era al governo, insomma al Ministero, dove avevo la possibilità di seguire proprio le dinamiche legate alle vertenze legate al lavoro e allo sviluppo locale. Abbiamo sempre cercato di aiutare questi ex lavoratori nelle aree di crisi complesse. Lo scorso 26 settembre 2017 la Regione Campania approvava la perimetrazione delle cosiddette aree industriali complesse della Campania, ossia quelle zone del territorio della nostra Regione che nel corso degli anni hanno visto registrare chiusure, fallimenti e delocalizzazioni, soggette quindi al fenomeno della cosiddetta desertificazione industriale. Era un modo per concentrare su queste aree delle politiche di rilancio diciamo più incentivanti, quindi prevedendo agevolazioni e incentivi. Proprio su questa scia fu riconosciuto agli ex lavoratori delle aziende che avevano chiuso in quelle aree la possibilità di accedere ad una indennità in deroga, la cosiddetta mobilità in deroga, nel momento in cui questi lavoratori avessero esaurito il diritto a quella ordinaria. Il problema che ovviamente è che quella norma prevedeva anno per anno una riduzione del quantum sulla cifra di cui beneficiano, perché ci sono state varie proroghe, insomma dal secondo anno in poi, il secondo anno si applicava il 10% in meno, dal terzo anno il 30%, il quarto anno al 40%, insomma siamo arrivati ad una diciamo indennità che è poco più di 500 euro. In un momento storico difficile dove le varie dinamiche nazionali e non solo hanno portato i prezzi dei beni di prima necessità a schizzare alle stelle, aumenti dell'energia elettrica, insomma è aumentato tutto, la vita, e per queste persone che ovviamente non hanno un lavoro, non hanno la possibilità anche di essere reinseriti, perché comunque parliamo di una platea difficile da ricollocare, questo ce lo possiamo dire, perché sono troppo giovani per andare in pensione, ma troppo anziani per poter trovare con facilità una ricollocazione. Questa è la vera difficoltà. Però altre regioni come la Sardegna, proprio per questa esiguità di questo importo che percepiscono, sono intervenute stanziando 2.600.000 euro per il 2024 per prevedere una integrazione a quella cifra. Collega, ci avvia a conclusione, sì, per favore. No, io non capisco questa velocità. C'è l'ufficio di presidenza, purtroppo abbiamo 9 interrogazioni.
Solo questo. Capito. Abbiamo avuto un problema tecnico. Quindi la cosa che chiedo di sapere se la Giunta, su ciò che sta facendo la Sardegna e altre regioni che hanno lo stesso tipo di problema, se intende mettere in campo una misura simile per dare a queste persone maggiore dignità, almeno per l'anno in corso, e poi prevedendo poi prossimamente altri aiuti nei successivi anni. Grazie. Concedo la parola all'assessore al lavoro Antonio Marchiello, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Apre. Ecco, grazie. Grazie Presidente. Con riferimento ai quesiti posti, la Direzione Generale del Lavoro ha rappresentato quanto segue. L'articolo 1, comma 325 della legge 197 del 2022 ha rifinanziato anche per l'anno 2023 i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25 ter della legge 136 del 2018 di conversione del decreto legge 119 dello stesso anno, riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriali complesse della Campania. Il decreto interministeriale numero 3 del 31 marzo del 2023, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti al numero 1344 del 2023, di riparto delle risorse tra le regioni interessate, ha assegnato alla Regione Campania la somma di 10.391.221 euro. Con decreto dirigenziale 380 del 29 maggio del 2023 è stato pubblicato l'avviso riservato ai lavoratori la cui indennità di mobilità ordinaria è scaduta nel periodo gennaio-dicembre 2023 ed ai lavoratori la cui mobilità in deroga è scaduta negli anni 2022 e 2023, licenziati da aziende la cui unità produttiva è ubicata nell'area di crisi industriale complessa e così come individuata dalla delibera di giunta 590 del 2017. La citata integrazione al reddito per i percettori di mobilità in deroga possa in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna, così come ci diceva il consigliere, deliberata nella seduta del 18 gennaio del 2024, quindi la settimana scorsa, in attuazione di una legge regionale, la legge 17 del 2023, che ha stanziato per il 2023 e il 2024 la somma di euro 2.640.000 annui, è destinata ai 436 lavoratori provenienti dalle aree di crisi complessa di Porto Vesme e Porto Torres, con una integrazione di circa 400 euro mensile ai lavoratori. In Campania, per l'anno 2023, i soggetti che hanno fatto richiesta, a cui è stata assegnata l'indennità di mobilità in deroga, sono state 471 unità. La platea degli aventi diritto, individuata con delibera della Regione Campania numero 590 del 26 settembre 2017, si è notevolmente ridotta nel tempo, passando da circa 1000 unità del 2018 agli attuali 471. La cospicua diminuzione dei soggetti richiedenti è legata in buona parte alla ricollocazione ed al pensionamento e in parte alla scelta di altre forme di integrazione al reddito più vantaggiose quali l'SFL. Il sostegno. L'indennità di mobilità in deroga, finanziata esclusivamente con fondi nazionali, nasce come forma di integrazione al reddito temporaneo, così come per la RASPI e per la cassa integrazione, in attesa della ricollocazione dei soggetti interessati attraverso l'erogazione di politiche attive del lavoro. Quindi è un problema dello Stato. La diminuzione progressiva dell'indennità erogata a cui i soggetti percettori di mobilità in deroga sono interessati è tipica di tutti gli strumenti di sostegno al reddito, quale appunto la NASPI, la cassa integrazione, la FIS e la mobilità, con una platea in Campania di oltre 150.000 destinatari. Alla luce di quanto sin qui detto, un'eventuale politica di integrazione al reddito per motivi di equità e di ordine pubblico dovrebbe interessare l'intera platea dei soggetti, con interventi mirati di sostegno al reddito e con una messa a disposizione di risorse ingenti in grado di garantire a tutti i percettori un reddito dignitoso e sostenibile. Detto questo, integro solo un secondo, Presidente, sì, dicendo che la Sardegna ha fatto una legge, quindi legge si può applicare, ma senza una legge non c'è un modo per poter dare una mano a questi lavoratori
discriminando poi gli altri 150.000 che abbiamo in Campania e che io ogni giorno sento. Ecco, grazie. Grazie Assessore, concedo la parola al collega Saiello per una replica di 2 minuti. Assessore, capisco quello che lei, diciamo, ha illustrato e il problema è che quelle aree sono quelle maggiormente depresse, cioè questa misura va nella direzione di rilanciare, insomma, un territorio che oggi vive una desertificazione rispetto ad altri che è visibile, insomma. Tant'è vero che nel 2017 abbiamo perimetrato proprio i comuni che dovevano rientrare, insomma, eravamo qua, insomma, c'erano altri assessori, se ricordo bene, però comunque è una cosa a cui abbiamo anche partecipato in quest'aula. Il problema è che la Sardegna l'ha fatto con una norma, noi abbiamo una norma simile già preparata, se lei ha, diciamo, se ci dice che ha la volontà di poter lavorare su una misura del genere per dare una risposta anche a queste persone, è una presa, diciamo, di posizione e di volontà politica. Lo abbiamo detto anche quando abbiamo parlato del reddito di cittadinanza o di altre misure, è ovvio che la Giunta deve fare delle scelte. Noi dal lato dell'opposizione, e facciamo un'opposizione sempre costruttiva, mai polemica a vuoto, abbiamo proposte su cui voler lavorare. Se la Giunta apre spiragli per ragionare in questi termini, perché si parla comunque di cifre che non sono esorbitanti per le casse di una regione. Visto che sono 470 persone che hanno famiglia, insomma, che ovviamente in un momento così critico già sono previsti quegli aiuti statali, insomma, però provenendo da quelle, c'è una logica dietro, non si deve, non si vuole fare una distinzione tra un lavoratore e l'altro, ma c'è una logica che nasce già, diciamo, negli anni scorsi, che ha previsto quell'erogazione. Quindi già all'epoca era una disparità di trattamento, non credo, perché quelle aree sono aree che hanno bisogno di un aiuto e soprattutto di una ricollocazione di queste persone. Ho capito, però, collega, diciamo, però sono scaduti i 3 minuti. Grazie. Allora, passiamo all'interrogazione successiva, registro generale 324/2, aventi ad oggetto divieto di circolazione a partire dal 1 gennaio 2024 dei mezzi Euro 2 Euro 3 trasporto scolastico, decreto legge 121 del 2021 a firma dei consiglieri Abate e Savastano. Concedo la parola al collega Abate per un'illustrazione di 1 minuto. Grazie. Grazie Presidente. La legge 121 del 2021, all'articolo 4, comma 3 bis, dispone che a decorrere dal 1 gennaio del 2024 è fatto divieto su tutto il territorio nazionale della circolazione di veicoli a motore adibiti a servizio di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche antinquinamento Euro 2, Euro 3. Il parco mezzi del trasporto pubblico locale è interessato da misure ordinarie e straordinarie sul piano nazionale di ripresa e resilienza, con specifiche risorse finanziarie destinate proprio alla graduale sostituzione degli autobus verso tecnologie a zero emissioni, sia a livello urbano che suburbano ed extraurbano. Però queste misure non sono destinate alla sostituzione dei mezzi dedicati al trasporto scolastico, parlo delle scuolabus. Che questo servizio, indipendentemente dalla proprietà del mezzo e della gestione del servizio, se in capo al comune oppure è stata data all'esterno, si basa su un parco veicolare mediamente obsoleto. Il MIT ha censito circa 1.386 unità, con una preponderanza di 95 unità di proprietà dei comuni, e non è qualificabile neanche da un punto di vista regolatorio come servizio di trasporto pubblico locale, ma come servizio a richiesta, contribuito dalle famiglie, a soddisfazione di una domanda di trasporto non indifferenziata, ma dedicata esclusivamente agli studenti. Ora, tale qualificazione non consente l'utilizzo delle risorse oggi disponibili per il ricambio del parco del trasporto pubblico locale all'ente o al soggetto attuatore per sostituire gli scolabus anche se vetusti. Le direzioni generali della motorizzazione del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto sempre confermano che il divieto di circolazione non si applica a mezzi adibiti al trasporto scolastico, gli scolabus. Detto questo, vorremmo chiedere quali sono gli eventuali interventi e le tempistiche che la Regione sta predisponendo al fine di scongiurare un grave disservizio che si verrà a creare a danno degli utenti, soprattutto per quanto riguarda le aree interne. Grazie. Risponde l'assessore alla scuola Lucia Fortini per una risposta di 3 minuti.
Innanzitutto buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Si riscontra l'interrogazione in oggetto per rappresentare quanto segue. La questione dedotta attiene all'eventuale disservizio per la comunità che potrebbe verificarsi in relazione al servizio di trasporto scolastico scuolabus per effetto dell'entrata in vigore delle prescrizioni di cui al DL 121/2011 che all'articolo 4,3 bis sancisce il divieto di circolazione nell'ambito del trasporto pubblico locale con decorrenza dal 1 gennaio 2024 di veicoli a motore di categoria Euro 2 e Euro 3. Ciò premesso, dalla lettura della documentazione acclusa si ritiene che la questione tecnica rilevata non involga competenza della scrivente Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie. Tuttavia, si rappresenta che nell'ambito della programmazione di settore, con delibera di giunta numero 457 del 26 luglio 2023, sono state programmate risorse pari a 10 milioni di euro a valere sul PORFESR 2021-27 per l'acquisto di mezzi ecologici da destinare al servizio di scuolabus per i comuni della Campania con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con la finalità di migliorare gli standard ambientali di riduzione delle emissioni, oltre che di contribuire a ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di opportunità educative e accesso ai servizi di cittadinanza, concorrendo alla conciliazione dei tempi di vita, in particolare per i genitori lavoratori. L'obiettivo della misura è quello di promuovere e favorire la riduzione del disagio derivante dall'assenza e dalla lontananza degli istituti scolastici sui territori comunali con forme di trasporto scolastico efficienti a livello economico e nello stesso tempo integrate e compatibili con l'ambiente, favorendo con maggiore sicurezza e sostenibilità. In ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta regionale, in fase di perfezionamento, la procedura di evidenza pubblica che consentirà ai comuni di manifestare il proprio interesse ad attivare o potenziare il servizio di scuolabus con priorità ai territori che presentano maggiori difficoltà nell'accesso agli istituti scolastici che non siano già dotati del servizio di scuolabus oppure che intendano sostituire e rottamare scuolabus non ecologici già in uso. La Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie si avvarrà del supporto tecnico dell'ACAMIR per ciò che concerne la definizione dei requisiti tecnici e per le procedure di gara per l'acquisto degli scuolabus. Grazie Assessore, concedo la parola al collega Abate che ha il diritto di replica per 2 minuti. No, mi sento soddisfatto della risposta che mi ha dato l'Assessore, quindi grazie a nome di tutto il territorio, grazie. Grazie, allora passiamo all'interrogazione successiva, Registro Generale 331/2, avente ad oggetto organizzazione della rete scolastica anno scolastico 24-25 a firma del consigliere Francesco Cascone, cui concedo la parola per un'illustrazione di 1 minuto. Prego, collega. Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare anche l'assessore Fortini che mi ha fatto sapere per il tramite della segreteria del gruppo che avrebbe fatto un po' più tardi, quindi l'avrei aspettato. Assessore, la ringrazio per la sensibilità. L'argomento è il piano di dimensionamento, che è lo strumento ovviamente attraverso il quale vengono proposte con cadenza annuale l'istituzione, l'accorpamento, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale. Nel decreto mille proroghe il governo ha derogato i termini previsti dall'articolo 19,5 quater terzo e quarto periodo del decreto 98/2011 convertito dalla legge numero 111 del 2011, consentendo alle regioni per il solo anno scolastico 24-25 di poter attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente. Da poche settimane è stato pubblicato da parte della regione il piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa 2024-2025 che risulta approvato in violazione di quelle linee guida ministeriali che avrebbero garantito il pieno coinvolgimento delle sigle sindacali con il ricepimento da parte della stessa regione delle relative proposte formulate per i vari territori. Purtroppo nel piano di dimensionamento approvato non solo sono stati inseriti nuovi dimensionamenti e accorpamenti a sorpresa, ovvero sia che non erano mai stati proposti e discussi durante i confronti preliminari, ma non vi è traccia neanche delle stesse proposte discusse con gli stessi soggetti di qui sopra, fin anche con le stesse sigle sindacali. In particolare, nel predetto documento risultano utilizzati da parte della Regione criteri diversi e non omogenei, spesso addirittura completamente incompatibili in territori differenti.
Inoltre, non si comprendono le motivazioni per cui in alcuni territori sono stati effettuati dimensionamenti e accorpamenti non necessari che riguardavano istituzioni con numeri già oltre i 900.000 alunni, mentre in altri territori non sono stati minimamente sfiorati dalla programmazione a fronte di istituzioni scolastici con numeri al limite circa 600. Ancora non si comprende per quale ragione istituti in piena salute sono stati smembrati per salvarne altri che non raggiungevano i numeri indicati dal Ministero. Si aggiunga che non si comprende per quale ragione la deroga del 2,5% concessa dal Ministero sia stata applicata a macchia di leopardo, ovvero applicata in alcune realtà e non applicata per altre istituzioni, palesando una non coerenza nell'agire del pianificatore, le cui logiche di programmazione non risultano essere comprensibili. Ed infatti le stesse linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa citano: le istituzioni scolastiche, per essere autonome, devono avere di norma un numero di alunni consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1000 alunni. Tale deroga è stata utilizzata solo per le province di Napoli e Salerno, ignorando questioni molto delicate nelle altre con disagi abbastanza rilevanti. Sono pervenute direttamente al sottoscritto, che essendo capogruppo di Forza Italia riceve le istanze di tutta la regione, di tutte le province della regione, quindi ricevo e faccio mie delle considerazioni che mi arrivano dalle 5 province, ovviamente compresa quella di Napoli. Non faccio esempi esemplificativi perché sono ovviamente riportati nella interrogazione. Chiedo soltanto all'assessore, ovviamente, quali iniziative concrete di competenza la Regione intende intraprendere, se a tutt'oggi non sono state ancora intraprese, al fine di garantire le reali esigenze dei territori con la possibilità di rivedere alcune scelte adottate nel piano di dimensionamento. Grazie collega, concedo la parola all'assessore Lucia Fortini per una risposta di 3 minuti, pregandovi veramente di rispettare i tempi per impegni istituzionali successivi. Caro consigliere, io la ringrazio per questa interrogazione. Di solito, per quanto riguarda le interrogazioni, io leggo quello che mi preparano gli uffici. In questo caso, invece, io la ringrazio perché il dimensionamento scolastico è stato subito dalla Regione Campania. Io non mi aspettavo che un consigliere che appartiene a una maggioranza che è al governo in questo momento e che ha chiesto alla Regione Campania di tagliare delle autonomie potesse fare una interrogazione in tal senso. Il governo ha chiesto alla Campania 107 dimensionamenti, io qui ho qualche dato. Alla Lombardia questo governo ha chiesto 0 accorpamenti, all'Emilia Romagna ne ha chiesto 1. Nel momento in cui la Campania deve fare 107 accorpamenti, che per quanto mi riguarda è assolutamente ingiusto e iniquo, perché un parametro nazionale non può essere unico dalla Lombardia alla Sicilia, perché sono territori diversi e hanno bisogno di un'attenzione diversa. Noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo seguito quella che era la legge e per questo dimensionamento sono state coinvolte 246 istituzioni scolastiche e circa 400 sindaci. Questo significa che questa procedura di dimensionamento è stata estremamente complicata e quando lei dice che qualcuno non è stato ascoltato, sentito, posto che noi abbiamo fatto decine e decine di riunioni in ognuna delle province, è semplicemente perché lo sforzo iniquo che ci ha chiesto il governo era talmente pesante e pressante che non è stato facile ascoltare tutti, eppure ci abbiamo provato e rispetto a 107 accorpamenti richiesti e 246 istituzioni scolastiche coinvolte, tutto sommato gli esempi che lei fa sono molto ridotti e danno atto che è stato fatto in Campania un miracolo rispetto a una richiesta che il governo nazionale, che la Presidente del Consiglio Meloni e che il ministro Valditara ha chiesto. Che cosa sta facendo ancora la Regione Campania? Ricorsi. Stiamo facendo ricorsi su ricorsi. Abbiamo vinto quello al TAR Campania, la sospensiva è stata sospesa dal Consiglio di Stato, ora entreremo nel merito, perché noi riteniamo che la scelta del governo sia assolutamente ingiusta, perché il parametro di 961 studenti di media non può essere lo stesso in Lombardia e in Emilia-Romagna,
come in Campania, in Calabria e in Sicilia. E siamo arrivati davanti alla Corte Costituzionale, quindi la Regione Campania sta continuando a fare la sua battaglia. Noi abbiamo fatto questo piano di dimensionamento ritenendo che fosse sbagliato. E se lei mi dice che un accorpamento che abbiamo fatto non era giusto, mi troverà d'accordo. Perché la Campania questi accorpamenti non li voleva fare. Siamo stati costretti a farli, ma andremo davanti alla Corte Costituzionale per spiegare le nostre ragioni. E su una questione io voglio fare una precisazione. Non ci sono scuole al sicuro. 961 è un parametro medio, che significa che se io devo reggere scuole a 500 e 600 studenti nella provincia di Avellino, nel Sannio, nella provincia di Salerno, che è estremamente estesa, io dovrò arrivare a 1500, 1600, 1700 studenti in alcune zone della nostra regione, a Napoli per esempio, dove c'è un disagio in alcune municipalità che è enorme, ma questo governo ci sta imponendo di fare questo dimensionamento. Sulle organizzazioni sindacali io la voglio rassicurare che fino alla fine, fino anche al giorno prima dell'ultimo dimensionamento, le abbiamo ascoltate tutte. Abbiamo avuto una serie di problemi perché lo sforzo che ci è stato chiesto è stato talmente grande che abbiamo avuto a volte difficoltà, anche attraverso WhatsApp abbiamo dovuto mandare le proposte. Quando delle comunità protestavano abbiamo cercato di capire. Però ci tengo a dire che la battaglia non si fa per una scuola, la battaglia si fa per tutte le scuole della Campania, e quando qualche dirigente scolastico, qualche professore mi ha detto noi non abbiamo protestato prima perché pensavamo di essere al sicuro, la cosa mi ha indignata, perché il dimensionamento non riguarda alcune scuole e non altre, il dimensionamento riguarda tutti e tutti si devono sentire parte di una comunità scolastica. Questo ci tenevo a dirlo. Grazie Assessore, concedo la parola al consigliere Cascone per una replica di 2 minuti. Tra un po' sarò costretta a togliervi la parola perché sennò non riusciamo. Grazie. L'importante è che mi dai 2 minuti perché... Allora, Assessore, gli esempi riportati sono soltanto per far capire il disagio che abbiamo raccolto. Lei ha parlato di numeri all'inizio del suo intervento, parlava di Lombardia, di altre regioni che hanno cominciato a programmare il dimensionamento da anni, perché lei lo sa meglio di me, che il dimensionamento non nasce quest'anno, nasce negli anni passati. Altre regioni hanno cominciato a lavorarci, probabilmente hanno altri numeri, hanno altre province, hanno altre realtà, però sono partiti da lontano. Noi forse abbiamo rinviato per troppo tempo. Il motivo dell'interrogazione non è parlare di argomenti che riguardano scuole amiche o dirigenti amici. L'argomento era soltanto perché ci è stato segnalato come partito da tutte e 5 le province. Io ho fatto degli esempi che riguardavano il Salernitano e il Napoletano, ma ne potrei fare tantissimi. Non era questo il motivo dell'interrogazione. È soltanto il fatto che abbiamo letto tra le righe un comportamento non coerente, non uniforme, cioè sono stati applicati diversi pesi e diverse misure a seconda di situazioni sicuramente particolari e soggettive che riguardavano quei territori, ma che hanno destato un po' di perplessità da parte degli stessi addetti ai lavori, che hanno notato degli accorpamenti o degli smembramenti di scuole che potevano sembrare al riparo da certi ragionamenti. Invece si sono trovati coinvolti in operazioni di taglia e cuci, come se la cosa piovesse dal cielo senza che loro ne avessero alcuna contezza. Il caso di Ponte Cagnano è un caso emblematico, una scuola con 1000 alunni è stata toccata, si è scesi a 700 perché quei 300 alunni servivano alla scuola che non aveva i numeri. Allora qual era la ratio? Del piano e che si sono trovati stralciate delle questioni che sembravano consolidate e pattuite. Presidente, ho finito, però ribadisco, Assessore.
troppo lontane l'una dall'altra. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione registro generale 326/2 20 ad oggetto lavori per la realizzazione di un impianto di biometano di 500 SM3 all'ora in agro del comune di Monte Calvino, SM cubici penso, in agro del comune di Monte Calvino, a firma del consigliere Livio Petitto, cui concedo la parola per un'illustrazione di un minuto. Grazie Presidente. Ora, in data 22 maggio 2023, una società beneventana, la Finanza Agevolata SRL, ha presentato alla rete SNAM Gas SPA una richiesta di allacciamento per i lavori di realizzazione di un impianto di produzione di biometano ubicato in agro del comune di Monte Calvo Irpino, strada Malvizza di Sopra. L'area di interesse per la realizzazione dell'impianto è di 45.470 metri quadri e prevede una portata giornaliera di 12.000 metri cubi standard di gas per un volume annuo di 4.380.000 metri cubi. Chiaramente l'approvazione finale del progetto deve passare all'esame della conferenza dei servizi e la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri e nulla osta resi dai diversi soggetti in ballo, inclusi gestori di beni e servizi pubblici. Fermo restando la prerogativa dei privati di voler investire in un determinato territorio, vorrei ricordare che l'Irpinia già da anni combatte contro politiche regionali e ambientali che deturpano le nostre risorse. Un esempio su tutti la realizzazione di un biodigestore nel comune di Chianche, oggetto di una precedente mia interrogazione, rimasta per questa giunta lettera morta. E anzi, è dei giorni scorsi, la notizia che secondo la DDA l'azienda aggiudicataria di quell'appalto sarebbe direttamente riconducibile al clan dei Casalesi, ma di questo parleremo in altre sedi. Tornando all'impianto di Monte Calvo, ecco che il primo parere acquisito in conferenza dei servizi, specificatamente quello del settore urbanistico del Comune, è stato negativo. Ed è presto detto la pericolosità dell'affare che si vorrebbe consumare. Secondo le norme del PUC vigente, infatti, alla zona agricola ordinaria in cui ricade l'impianto proposto, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree agricole deve essere strettamente funzionale all'attività agro-silvopastorale e in coerenza con quanto previsto dal comma 2 lettera H dell'articolo 23 della legge regionale 16/2024 può essere esercitato da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti. L'edificabilità rurale comprende la realizzazione di edifici rurali necessari alla conduzione dell'azienda, manufatti per gli utilizzi agrituristici ed attività complementari connesse alle attività primarie, ivi comprese attività multifunzionali, fattorie sociali, fattorie didattiche, eccetera. Ed ancora impianti turistico-ricreativi sportivi che privi di opere di edilizia residenziali siano compatibili con la destinazione agricola dell'area quali piste di podismo, maneggi e piste di equitazione. È evidente che la destinazione d'uso della zona tutto contempla tranne che la realizzazione di un impianto di metano, tenuti conto anche di altri specifici vincoli ambientali e idrogeologici. Inoltre si rileva che a fronte di una teorica possibilità edificatoria del lotto avente una superficie territoriale di metri quadrati 54.000 per le opere consentite dalle norme di attuazione. Collega, le chiedo di avviarsi a conclusione perché abbiamo l'ufficio di presidenza. Allora, sarebbe ammissibile una superficie costruita massimo di metri quadrati 540. Contrariamente, nella proposta della ditta Finanza Agevolata si contempla una superficie costruita di oltre 18.000 metri quadri. Ricordando altresì come il Governo centrale stia molto intervenendo nella transizione ecologica e dell'energia rinnovabile, sia attraverso il PNRR che il nuovo decreto biometano, il MITE, viene comunque richiamato il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dall'Unione Europea. Per questo sollecito questa giunta ad indicare quali provvedimenti, per propria competenza, intende attuare al fine di bloccare un progetto che, almeno per i documenti in mio possesso, contravviene
alle normative comunali e di tutela ambientale. Grazie. Grazie, concedo la parola all'assessore alle attività produttive Marchiello, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Grazie Presidente. Rispondo subito che i provvedimenti che intendiamo adottare sono quelli che rispondono alla legge, non c'è altro. Quindi leggo adesso la risposta della Direzione Generale che mi hanno preparato. Al fine di rendere le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate, anche come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili. I singoli interventi, a seconda della dimensione e della potenza installata, possono essere sottoposti a comunicazione, procedura abilitativa semplificata, la PAS, o autorizzazione unica, l'AU. Ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legislativo numero 28 del 2011, il regime di autorizzazione per la produzione di biometano per impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi a ora è a procedura abilitativa semplificata, quindi la PAS. L'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 28 del 2011 e successive modifiche disciplina responsabilità e svolgimento della PAS assegnando esclusiva competenza all'amministrazione comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l'intervento. La procedura abilitativa semplificata, corrispondente praticamente alla scia edilizia, necessita che chi propone l'intervento abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse e prevede un'assunzione di responsabilità da parte del progettista, in quanto la dichiarazione di PAS e gli elaborati progettuali devono essere accompagnati da una dettagliata relazione che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. È stato evidenziato che in caso di impianto alimentato da biomasse, ai sensi dell'articolo 2 lettera E del decreto legislativo numero 28 del 2011, si è di fronte ad un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, che secondo le previsioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 può essere ubicato anche in zona classificata agricola dai vigenti piani urbanistici. Sotto il profilo delle competenze urbanistiche, la Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive precisa come le finalità del piano urbanistico comunale debbano contemperarsi con le previsioni normative dell'articolo 12 richiamato del decreto 387/2003 di attuazione della direttiva europea 2001 del 77 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e con il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile. Sotto l'aspetto ambientale viene inoltre specificato che un impianto di produzione di biometano ha nelle emissioni in atmosfera l'elemento più critico. I limiti emissivi dei cogeneratori a biogas sono imposti dall'allegato alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006, allegato 9 sezione 3, e al riguardo l'ARPAC, che figura tra gli enti convocati nella conferenza dei servizi, è deputata al controllo nel rispetto dei limiti indicati da questa normativa. In conclusione, la normativa europea ed italiana sono volte alla implementazione di impianti FER, cioè fonti di energia rinnovabile, e in tale ambito quindi la bioenergia, che deriva da un'ampia gamma di materie prime, come la biomassa proveniente dall'attività agricola e dalla silvicoltura ed altri tipi di rifiuti biologici, può giocare un ruolo determinante. L'uso di residui e sottoprodotti agricoli rappresenta una delle poche alternative per sostituire il metano da combustibili fossili nella rete del gas.
Passiamo la parola al consigliere Petitto, che ha il diritto di replica per 2 minuti. Consigliere, la prego di rispettare i tempi. Sì, non sto ripetendo. Sicuramente, Presidente, la ringrazio, anche se c'è stata un po' di confusione, mi sono perso, quindi chiedo che dopo mi venga data una copia della risposta degli uffici. Io prendo atto, appunto, che almeno nella prima parte che sono riuscito a comprendere, che è necessaria la compatibilità, in questo caso anche urbanistica, per poter rilasciare, e questo appunto l'abbiamo già appurato, che non c'è la destinazione d'uso per tale tipologia di impianto. Non è che qui siamo contro la realizzazione di impianti solo per proteggere dei campanili, assolutamente non è il caso, però bisogna anche trovare le ubicazioni adatte per poter installare questi impianti, e penso che rappresenteranno sicuramente il futuro, ma spero appunto che non si faccia in quel territorio che già ha dato tanto, e lei lo sa bene perché vive anche il territorio irpino spesso, caro Assessore. Quindi prendo atto della disponibilità della Giunta ad accendere i riflettori su questa pratica, e appunto confidiamo che si possa far piena luce appunto su quanto sta accadendo in provincia di Avellino. Grazie. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione del registro generale 325/2 aventi ad oggetto scarsa applicazione della delibera di giunta 470 in merito all'organizzazione del day service per le prestazioni di chemioterapia, a firma della consigliera Muscarà, cui concedo la parola per 1 minuto. Prego. Buongiorno e grazie della parola. Torniamo a parlare di sanità e di quella sanità che naturalmente scontenta chi purtroppo si trova anche in situazioni fortemente drammatiche come quella di dover affrontare la chemioterapia. La delibera della Giunta regionale del 9 del 2022, la 470, ha come oggetto modifiche e integrazioni della delibera di Giunta precedente, contenente linee di indirizzo per l'attuazione del modello organizzativo del day service per le prestazioni di chemioterapia. In poche parole, questa integrazione a una delibera che già si era fatta altro non fa che definire il percorso di day service, individuando con il rispetto naturalmente dei vincoli del PDTA una presa in carico a 360 gradi del paziente chemioterapico. Moltissimi pazienti, moltissime associazioni mi hanno scritto dicendo che questi provvedimenti in maniera scarsissima e con grossa difficoltà vedono la presa in carico del paziente a 360 gradi, il che, se per una patologia normale può essere, diciamo, sopportato, per chi è in chemioterapia diventa un dramma vero e proprio. Chiedo quindi quali sono i motivi per cui non viene rispettato quello che è stato stabilito nella delibera 470 e se siete a conoscenza di tutto ciò e se si intende agire in qualche modo per migliorare la situazione dei nostri pazienti. Grazie collega. Concedo la parola all'assessore Marchiello in luogo del presidente della Giunta regionale per una risposta di 3 minuti. Prego, assessore. Io in via preliminare, Presidente, devo insomma capire perché evidenzio una genericità del quesito posto dalla consigliera interrogante, perché il malato oncologico c'ha un codice 048 e dovunque vada c'ha precedenza su tutti. Detto questo, lo so per esperienza, leggo la risposta. No, è così, le assicuro, ci ho vissuto. Allora, ciò premesso, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha rappresentato quanto segue. La delibera 470 del 2022, recante le linee di indirizzo per l'attuazione del day service ambulatoriale per le prestazioni di chemioterapia, rientra nel progetto regionale di miglioramento della presa in carico globale del paziente oncologico e dell'appropriatezza erogativa. Le suddette linee di indirizzo hanno previsto una serie di azioni
volte a garantire la fluidità del percorso terapeutico per il paziente oncologico, tra cui la implementazione della prescrizione delle ricette in modalità dematerializzata direttamente da parte degli specialisti ambulatoriali ospedalieri per tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi non si passa più dal medico generico. La prenotazione dei service chemioterapico e di tutte le prestazioni correlate attraverso il sistema CUP unico regionale. E la predisposizione di specifiche agende distinte dall'attività ambulatoriale ordinaria. In riferimento agli obiettivi previsti, la Regione Campania ha avviato, a partire dal 9 gennaio del 2023, il sistema di prescrizione, abilitando tutti i reparti di oncologia, ematologia, oncoematologia e radioterapia, al fine di garantire la prescrivibilità delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale da parte degli specialisti ambulatoriali e medici ospedalieri. Ed in riferimento a tale obiettivo, ad oggi sono state effettuate oltre 240.000 prescrizioni per un totale di oltre 650.000 prestazioni. Il sistema di prescrizione prevede inoltre una integrazione attiva con il CUP unico regionale, che consente la prenotazione delle prestazioni contestualmente alla prescrizione delle prestazioni da parte dei medici specialisti, prevedendo agende dedicate per la gestione del percorso oncologico. È stato evidenziato inoltre che nell'ottica del potenziamento dei servizi per l'attuazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali nell'ambito della rete oncologica campana, con delibera 691 del 28 novembre del 2023, la Giunta regionale ha individuato specifiche azioni finalizzate al miglioramento della presa in carico globale del paziente oncologico, alla quale quindi si rinvia. C'è l'ultima delibera del novembre. Grazie Assessore, concedo la parola alla consigliera Muscarà per una replica di 2 minuti. Allora, mi dispiace entrare così nel dettaglio, ma la sua risposta mi obbliga a entrare nel dettaglio. Lo 048, che è il codice che hanno i malati oncologici, dovrebbe prevedere questa linea privilegiata, ma purtroppo non è così. E glielo dico perché io sono uno 048. E lo provo ogni volta che devo andare a fare i controlli. Lo 048 non viene letto in maniera privilegiata rispetto agli altri codici. Aspetti come gli altri, aspetti anche mesi, e siccome non puoi aspettare vai dal privato. La prova provata di quello che le sto dicendo, che ad esempio per una PET, che è la diagnostica per eccellenza, perché si trova nella condizione nella quale vai dal medico e dice: ma io vedo una cosa, che cosa vedo? Non mi è chiaro. Ti dice: vai a fare una PET. A Caserta la PET pubblica non c'è. Questo non c'è. Adesso non c'è. Ci sarà, ho capito. Adesso non c'è. Cioè, ho capito, sono i convenzionati privati. No, ma io sono contenta perché... Sto parlando di Caserta. Certo. Lei poi mi ha detto che questa presa in carico c'è e che sta migliorando anche con questa nuova delibera. Allora, se lei ha queste notizie, io ne ho altre, auspico che ci sia finalmente una commissione sanità che si occupi di queste cose. Io farò venire a parlare tutte quelle pazienti le quali del day service non hanno mai visto l'ombra, ma lo hanno soltanto letto in questi documenti meravigliosi che la Regione Campania produce e che poi non hanno nessun tipo di effetto, e che quella che ci porta, l'ultima cosa poi chiudo, ci porta per esempio a quello, come per dire, dalla pratica, dalla teoria alla pratica poi c'è un fosso da superare, a trovarci che ci sono nelle strutture pubbliche, i servizi sono in intramenia, la maggior parte sono in intramenia rispetto al servizio pubblico nazionale, e i numeri vi condannano. Ad esempio, uno per tutti, al Cardarelli le visite ortopediche sono 112 per il servizio sanitario e risultano essere 1.255 in intramenia. All'interno della struttura pubblica questa cosa è successa per un anno intero in tutte le strutture della Regione Campania e non c'è nessun tipo di controllo. Sulla carta funziona tutto. Quando il malato va in ospedale poi ti dicono: vuoi fare questo esame?
lo vuoi fare subito, lo possiamo fare in intramenia, altrimenti passano 6 mesi. Grazie. Grazie della risposta, aspetto naturalmente che si possa convocare finalmente una commissione sanità e faccia chiarezza. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione Registro Generale 328, aventi ad oggetto atti di violenza nei confronti del personale sanitario a firma del collega Iovino, che sta arrivando. Perfetto. Esatto. È la tua interrogazione, Francesco. Concedo la parola al collega Iovino, che ha la facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, collega. No, voglio solo rubare qualche secondo, perché giustamente si sono invertiti i numeri. Dovevo essere primo, sono arrivato ultimo. L'importante è arrivare, naturalmente, al di là di, diciamo, di quello che può essere il risultato, soprattutto alla luce di inviti che hanno anticipato, come dire, la mia posizione. Ho cercato di rispettare, naturalmente sono arrivato in orario. So che qualche collega è stato avvisato per dire che c'era il cambio dell'ordine dei lavori, ma naturalmente non è che faccio riferimento ai numeri. Dietro ai numeri ci sono sempre le persone, no? Soprattutto quando poi discutiamo in aula, dietro l'aula ci sono dei numeri. Ognuno di noi viene dietro un po' di numeri. Allora, su questo chiedo scusa, in quanto presidente dell'aula, chiedo scusa, collega. Allora, io chiedo agli uffici, per quanto possibile, di rendere il più agevole possibile il lavoro dei consiglieri, chiedo scusa, però voglio anche dire a tutti quanti i colleghi che questa è una seduta di consiglio regionale che ha un inizio e una fine, e l'inizio è le ore 11, quindi in teoria dovremmo essere tutti presenti a quest'ora. Cerchiamo di mantenere sempre la massima elasticità per agevolare tutti, però veramente poi chiedo a tutti anche il rispetto nei riguardi del lavoro degli altri. Prego, collega. No, prendo atto di questa sua affermazione, e vuol dire che da oggi ne farò, come dire, tesoro, sarà prezioso, ma cercherò anche di aspettare fuori l'ordine di arrivo, naturalmente, oppure l'inizio dei lavori quando arrivano tutti. Quindi se ne farà carico lei di questa cosa, quindi prende questo impegno, dice quando arriveranno tutti. Va bene, questo mi fa piacere, quindi sarò, la prossima volta sarò uno dei primi, come sempre. Vabbè, oggi discutiamo atti di violenza nei confronti del personale sanitario. Naturalmente vedo qua l'assessore Marchielli, il presidente. Il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario ha raggiunto livelli allarmanti, sia per la numerosità che gravità dei casi. La sera del 3 gennaio del 2024, presso l'ospedale pronto soccorso di Castellammare, un uomo ha sferrato un pugno al volto ad un'infermiera, Anna Procida, fratturandole i denti e lesionandole il naso. Stessa sorte è toccata alla sorella, Maria Rosaria, anche la infermiera, aggredita la stessa sera della donna. Le due sorelle infermiere sono state colpite da due parenti di un ricoverato, un uomo e una donna, per il solo fatto di essere stati invitati ad allontanarsi dal pronto soccorso. Appare evidente che il personale medico e paramedico e in generale del comparto sanitario si trova in una situazione di grave difficoltà che pregiudica anche lo svolgimento delle proprie attività professionali. Il fenomeno della violenza nei confronti del personale sanitario è ormai più frequente e ricorrente senza alcun controllo. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede all'onorevole presidente De Luca se e quali iniziative intende assumere e quali provvedimenti intende adottare a difesa dell'integrità fisica e morale del personale sanitario dello stesso sistema regionale. Grazie. Grazie, collega. Concedo la parola all'assessore Marchiello in luogo del presidente della giunta regionale per una risposta di 3 minuti. Grazie, presidente. Con riferimento a quei siti posti, la direzione per la salute ha rappresentato quanto segue.
Preliminarmente è stato evidenziato che i reiterati comportamenti di violenza a danno del personale sanitario sono fenomeni che possono essere arginati esclusivamente dalle forze dell'ordine, in quanto detti accadimenti rientrano certamente nella sfera di ordine pubblico e sicurezza. Infatti, l'uso della violenza fisica in luoghi pubblici, purtroppo, non può essere gestito esclusivamente dall'amministrazione regionale, né tantomeno dalle singole aziende sanitarie, per due ordini di motivi principali. In primo luogo, poiché si tratta di enti sprovvisti di proprie forze dell'ordine. In secondo luogo, in quanto tale fattispecie rientra nella competenza del Ministero dell'Interno e delle relative prefetture. Le necessità di tutela della sicurezza del personale sanitario sono quindi competenze del Ministero dell'Interno, quale garante dell'ordine pubblico e della sicurezza, specialmente presso i presidi sanitari che devono essere considerati obiettivi sensibili e quindi necessitano di essere particolarmente attenzionati. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 121 dell'81, il prefetto assume la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza nella provincia. Proprio per tali motivazioni e alla luce dei fatti di cronaca, la Regione Campania ha più volte portato all'attenzione del Ministero dell'Interno la questione di cui trattasi, affinché vengano intensificati i controlli per innalzare i livelli di sicurezza, cercando soluzioni condivise per arginare il dilagarsi degli episodi di violenza, soprattutto nei luoghi di pronto soccorso nei nosocomi di Campania, reiterando richieste di attivazione di misure tese alla salvaguardia della incolumità di quanti operano presso le strutture ospedaliere del territorio. Nello specifico, nel 2018, il presidente De Luca interessava il prefetto delle problematiche inerenti alla sicurezza del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco dell'AS Napoli 1 Centro e contestualmente richiedeva l'istituzione di un presidio di polizia in loco. Successivamente, a distanza di 8 mesi, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla predetta richiesta, veniva interessato il Ministero dell'Interno, al quale veniva reiterata la richiesta in merito a San Giovanni Bosco e veniva altresì richiesta l'adozione di qualsiasi misura, anche organizzativa, necessaria ad assicurare presso le altre strutture sanitarie della città indefettibili condizioni di legalità e sicurezza. Solo in data 25 gennaio 2023 l'ufficio della Prefettura di Napoli convocava gli esponenti della Regione e delle aziende sanitarie al fine di avviare un confronto sui livelli di sicurezza presso le strutture ospedaliere. A seguito dell'incontro tenutosi poi in data 8 febbraio 2023 e all'indomani dell'episodio di violenza che ha avuto luogo presso l'ospedale di Giuliano, San Giuliano, e a seguito dell'ennesima segnalazione scritta dalla Regione Campania indirizzata al prefetto e al questore di Napoli, il prefetto riferiva agli uffici regionali che oltre ai servizi di vigilanza privata 24 ore su 24 erano già stati implementati i drappelli di polizia di Stato con tonazioni diverse presso 4 presidi ospedalieri e precisamente Ospedale del Mare, Vecchio Pellegrini, Ospedale Santo Bono e lo stesso Ospedale San Giuliano. Infine, in data 8 gennaio 2023, è stato rappresentato anche al nuovo Ministro degli Interni la pressante urgenza delle attivazioni di presidi di forze dell'ordine presso i presidi della Regione gli ospedali della Regione Campania dell'area napoletana e casertana, luoghi di frequenti intollerabili episodi di aggressione al personale sanitario. In riscontro alle numerose segnalazioni della Regione ed a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 8 gennaio 2024 presso gli uffici della Prefettura, a cui hanno partecipato anche i direttori generali dei principali presidi ospedalieri, riferisce la Direzione Generale per la Tutela della Salute che, come riportato anche dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno, l'attuale prefetto ha sostenuto che i singoli presidi sanitari verranno valutati come obiettivi sensibili con caratteristiche di priorità, con la conseguente volontà di intensificazione dei controlli per aumentare i livelli di sicurezza anche attraverso passaggi frequenti e soste delle pattuglie delle forze dell'ordine. È stata data rassicurazione che verranno a mancare anche le operazioni di vigilanza e monitoraggio degli accessi a tutti gli ospedali cittadini,
e inoltre verranno avviate anche le attività di formazione dedicate ai dipendenti delle aziende sanitarie che lavorano a maggior contatto con gli utenti. D'altro canto, verrà incrementata la collaborazione tra i presidi territoriali delle forze di polizia e le direzioni ospedaliere per favorire gli interventi tempestivi e contestualmente i direttori generali delle aziende ospedaliere dovranno acquisire report aggiornati sugli episodi di violenza avvenuti ai danni dei sanitari da trasmettere alle forze dell'ordine per poter introdurre gli opportuni correttivi. In conclusione, quindi, alla luce di quanto rappresentato, appare evidente la sensibilità regionale alle problematiche inerenti agli episodi di violenza a danno del personale sanitario. La continua interlocuzione con il Ministero dell'Interno e gli uffici periferici ha condotto all'adozione di misure concrete volte alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni sopra descritti. Pertanto si ritiene verrà perseguita l'attività condotta sinora al fine di giungere al completo azzeramento del rischio di future aggressioni nei confronti del personale sanitario. Grazie Assessore, concedo la parola al collega Iovino per una replica di 2 minuti. Prego. Devo dire la verità, esaustiva, puntuale, attenta sia nei profili legislativi ma soprattutto anche in quelli umani, vedo che c'è una visione rispetto alla quale bisogna rilevare quanti episodi si registrano. Naturalmente, prima di presentare la mia interrogazione, ero consapevole del fatto che non c'è la responsabilità da parte dell'ente. C'è, come dire, una azione forte sia del Presidente, naturalmente di tutto il Consiglio regionale, nei confronti di una responsabilità che non è del Consiglio regionale ma di un governo nazionale, il quale schiera continuamente forze di polizia per le strade, ma o almeno annuncia di schierare polizia, ma alla fine, come dire, episodi così violenti, così crudeli nei confronti anche soprattutto di giovani professionisti, medici, infermieri, abbiamo anche aggiunto la categoria degli OSS, quindi non è solo una questione di legittimazione legata a un ambito professionale, ma proprio il comparto sanitario che nelle zone, nelle aree di frontiere degli ospedali, nelle aree di frontiere della medicina territoriale viene continuamente aggredita. Io proverò a dare un contributo, stiamo mettendo su, insieme ad un gruppo di giovani che si occupano di difesa personale, mettere giù qualche corso di difesa personale nei confronti, ne ho parlato con gli ordini professionali per iniziare almeno, come dire, a muovere un po' le coscienze, ad alzare un po' il livello ancora di più dell'attenzione, ma non solo della, come dire, della macchina regionale, ma naturalmente di quella prefettizia, in particolar modo di quella del Ministero degli Interni, che da un lato prova a costruire, come dire, legittimazioni, a coprire, abbiamo visto su Caivano, sulle attenzioni mediatiche che vengono seguite, quelle che magari fanno più scalpore. Ed è importante che ci sia una priorità rispetto a quella che è praticamente il bisogno, dove si debba ristabilire l'ordine pubblico, dove si debba addirittura ristabilire, come dire, l'interesse dello Stato. E dal punto di vista regionale mi sento, come dire, soddisfatto di questo grande lavoro che il Presidente insieme agli assessori e al Vicepresidente stanno facendo affinché questo grido d'allarme faccia sì che qualcuno giù su a Roma si interessi di una condizione veramente ormai disperata che colpisce il livello sanitario della nostra regione. Grazie e naturalmente farò attenzione la prossima volta ai lavori d'aula. Grazie. Passiamo all'interrogazione registro generale 318/2 aventi ad oggetto inquinamento acustico provocato dalla circolazione veicolare sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza di via Etruria Battipaglia a firma del consigliere Carpentieri, cui concedo la parola per 1 minuto. Prego collega. Buongiorno a tutti e grazie Presidente.
L'interrogazione ha per oggetto l'inquinamento acustico provocato dalla circolazione veicolare sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria in corrispondenza di via Etruria in località Battipaglia. Premesso che ho ricevuto alcuni giorni fa una formale segnalazione di tantissimi residenti di via Etruria in Battipaglia e in particolare delle famiglie della cooperativa abitativa Grazia che denunciano per l'ennesima volta le criticità determinatesi per la mancata installazione delle barriere fonoassorbenti nel tratto autostradale che costeggia tutta la zona abitata. La succitata missiva evidenzia che successivamente all'ampliamento della terza corsia autostradale il biscione d'asfalto si è avvicinato ancora di più alle abitazioni, peggiorando le problematiche già esistenti di forte inquinamento acustico. La normativa vigente in materia di inquinamento acustico delinea le competenze istituzionali per la tutela degli ambienti abitativi e che in virtù della stessa l'ARPAC effettua la vigilanza, il controllo e le esecuzioni fonometriche in materia di acustica ambientale. Considerato che l'ANAS sollecitata più volte dagli interessati ha riferito di dover aspettare l'approvazione e il finanziamento del piano di sanamento acustico presentato nel lontano 2012, di cui non si è avuto più notizia. L'ARPAC invitata più volte dal Comune di Battipaglia a fare i rilievi del caso, pur essendo trascorsi 2 anni, non è intervenuto. Chiedo a lei, Assessore e Vice Governatore, di conoscere se il Governo regionale è intervenuto nei confronti dell'ARPAC, dell'ANAS e del Ministero competente e quali provvedimenti intende adottare affinché si risolva una problematica che sussiste da troppo tempo, arrecando gravi disagi ai cittadini di via Etruria e di Battipaglia. Grazie. Concedo la parola all'Assessore all'Ambiente Bonavitacola, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Grazie, Presidente. Analoga questione era stata già sollevata in un esposto presentato alla Direzione Generale per la Difesa Suolo, con il quale veniva chiesta l'installazione di barriere fonoassorbenti nel tratto autostradale della Salerno-Reggio adiacente al condominio sito in via Etruria numero 2, ricadente nel comune di Battipaglia. A tal riguardo è stato precisato che gli interventi di risanamento acustico, compresa come nel caso di specie l'installazione di barriere fonoassorbenti e il monitoraggio dei livelli di rumorosità, sono a carico del gestore dell'infrastruttura stradale, a norma del Decreto Ministeriale dell'Ambiente del 29 novembre 2000 e del DPR 142 del 2004, i quali fissano rispettivamente i criteri per la predisposizione dei piani di intervento di contenimento e abbattimento del rumore e i valori limite di rumorosità da rispettare. Inoltre, a norma dell'articolo 6 della legge 447-95, l'ente responsabile dell'attività di controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli è il Comune, mentre il piano di risanamento acustico, citato dal consigliere interrogante, è in capo al Ministero dei Trasporti, in considerazione della competenza dell'azione in materie. Pertanto, entro i limiti delle competenze della Regione, della Direzione Generale Difesa Suolo e competente anche in materia di sviluppo sostenibile, acustica e qualità dell'aria, si precisa che con una nota del 9 giugno 2022, nel fornire riscontro all'esposto precedentemente citato, è stato chiarito che il risanamento acustico spetta al costruttore dell'opera che causa il disturbo, vale a dire l'ANAS, mentre al Comune di Battipaglia tocca mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei cittadini, mediante la predisposizione di un piano di risanamento della zona in coordinamento con la predetta ANAS. Successivamente, con nota dell'8/8/2023, la unità operativa dirigenziale regionale competente in materia ha invitato l'amministrazione comunale di Battipaglia a comunicare gli interventi di qualificazione ambientale messi in atto per la definizione della problematica, nonché l'ARPAC ad effettuare misurazioni fonometriche nella zona. Dal canto suo, rispondendo a questa sollecitazione, l'ARPAC ha rappresentato che relativamente alle rumorosità originate dalle infrastrutture viarie, il monitoraggio deve essere eseguito per un periodo significativo non inferiore ad 1 settimana, rispettando specifici requisiti tecnici. Si tratterebbe di un complesso sistema di monitoraggio composto dai seguenti elementi minimali: postazioni di rilevamento acustico, rilevamento di dati meteorologici, rilevamento del traffico, CED, modelli previsionali.
Pertanto, nel caso di specie, l'ARPAC si dovrebbe svolgere prestazioni non ordinarie, bensì specialistiche, le quali vanno stabilite su base consensuale alle condizioni di cui all'articolo 7,5 della legge 132/2016. Intanto l'ARPAC, nello svolgere attività di indagini ambientali per vari enti locali, per problematiche, è in atto una campagna di misurazioni acustiche comprendenti 20 rilevazioni sul territorio, precisando tuttavia che il monitoraggio è avvenuto per sorgenti puntuali e non lineari e con la strumentazione allo stato disponibile, fonometri e non stazione fissa, sicché i dati raccolti non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore. In conclusione, ribadire che i monitoraggi sulle emissioni prodotte dai veicoli in asse autostradale sono di competenza dei comuni. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/95, l'ARPAC si è già resa disponibile, confrontandosi con i rappresentanti amministrativi del comune di Battipaglia, alla sottoscrizione di una convenzione operativa ad hoc, che consentirebbe di dotare i propri tecnici competenti in acustica della strumentazione stazione fissa di monitoraggio di cui ordinariamente non dispone, ma è necessaria per la particolare tipologia di controllo richiesti. Concedo la parola al consigliere Carpentieri, che ha il diritto di replica per 2 minuti. E al vice governatore. È una risposta molto schematica. Intanto, da 2 anni che l'amministrazione comunale di Battipaglia ha fatto richiesta di sopralluogo all'ARPAC, ma non sono mai intervenuti. So benissimo che la competenza è dell'ANAS e del Ministero delle Infrastrutture, ma noi rappresentiamo un'istituzione importante qui in quest'Aula. Non c'è stata da parte della Regione Campania in tutti questi anni una presa di posizione, una sensibilizzazione, una richiesta forte da parte sua, da parte del Governatore nei confronti dell'ANAS o eventualmente nei confronti del Ministero delle Infrastrutture. Rispondere in questa maniera, sì, avete detto giustamente quello che recitano le leggi, avete scaricato tutto, però noi dobbiamo, per il ruolo che teniamo, poi trattasi anche di salute, di vivere sano di centinaia di persone, avremmo dovuto fare in tutto questo periodo, perché sono arrivate tanti esposti, tante indicazioni da parte dell'amministrazione del comune di Battipaglia, però non la Regione Campania, perciò sono dispiaciuto, non ha fatto niente in tutti questi anni, nel sollecitare l'ANAS, perché una cosa è quando scrive questa istituzione all'ANAS, una cosa è quando un comitato civico o alcuni cittadini. Io continuerò a monitorare, settimana prossima ho un incontro con alcuni dirigenti dell'ANAS e con alcuni dirigenti del Ministero delle Infrastrutture. Intanto grazie per la risposta. Grazie, passiamo all'ultima interrogazione odierna, registro generale 329/2, avente ad oggetto perimetrazione del Parco Nazionale del Matese, a firma della consigliera Gaeta. Concedo la parola in suo luogo al collega Frezza, che ha la facoltà di illustrarla per 1 minuto, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento consiliare. Grazie Presidente per la parola. Allora, chiaramente a nome della collega Gaeta illustro il question time. Allora, diciamo che già dal 91 con la legge 394 e successivamente nel 2017 con la legge 205 fu istituito il Parco Nazionale del Matese. C'erano dei termini precisi affinché poi ci fosse l'espressione del parere da parte della Regione. C'è stato il successivo intervento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel 2018 e è iniziato il procedimento per la riperimetrazione provvisoria di un'area che fosse protetta. E poi ci sono state varie altre fasi, da cui il tavolo istituzionale dell'istituzione del Parco del Matese nel 2020 con la documentazione e rimodulazione predisposta dall'ISPRA, i vari contributi pervenuti sono stati esaminati dall'ISPRA già nel 2021 e furono trasmesse una serie di proposte tecniche ai tavoli per la riperimetrazione sia del versante campano che di quello molisano. Poi successivamente ci sono state altre fasi con l'esame anche nel 2021 del MASE che formalizzava alla Regione una serie di indicazioni sulle relative anche all'espressione del parere. Ci sono stati anche altri passaggi, tra cui la nota del MISE del 2022, con riferimento alla nota della Regione sempre del 1 luglio 2022, per la richiesta della presenza in loco dei tecnici dell'ISPRA per condividere la perimetrazione con i tecnici dei comuni interessati. Riconfermando la disponibilità della collaborazione istituzionale,
e soprattutto che fosse diciamo resa quanto più veloce la procedura, in quanto questa, la zonizzazione, la perimetrazione del, soprattutto della zona del versante campano, fosse messa in atto. La Regione Molise poi successivamente ha sollecitato con alcune note del novembre 2021 e 2022 a dicembre la conclusione del procedimento. Ultimi passaggi, quelli della Regione Campania, che veniva sollecitata dal MASE nel 2023 con nota del 9 marzo e del 12 maggio per esprimere il parere di competenza. Il 27 settembre 2023, quindi pochissimo tempo fa, in risposta a un'interrogazione presentata, il vicepresidente a cui è rivolta chiaramente l'interrogazione ha informato il Consiglio regionale che il ritardo era legato alla posizione di due comuni, di San Lupo e Ponte d'Andolfo, assicurando un interessamento rapido affinché fosse trasmessa al MASE il parere definitivo della Regione. La collega sottolinea il fatto che fino adesso questa espressione di parere non è arrivata e che quindi l'interrogazione è proprio volta a conoscere quale sia lo stato dell'arte in questo momento e quali sono gli altri tempi necessari affinché si possano inviare i pareri necessari di competenza regionale per concludere questa procedura di perimetrazione del Parco del Matese, Nazionale del Matese. Grazie collega, concedo la parola all'assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola per una risposta di 3 minuti. Sì, grazie. A partire da febbraio 2022 la Direzione Generale per la Difesa Suolo ed Ecosistema ha provveduto, come da indicazioni pervenute dal MITE, a trasmettere la bozza del disciplinare di tutela a tutti i comuni facenti parte del costituendo Parco Regionale del Matese, in modo che in tempi rapidi potessero avanzare eventuali obiezioni. In seguito alle osservazioni dei comuni di Morcone, Sassano, Ponte Landolfo e Capriati al Volturno, sono emerse una serie di problematiche relative alla perimetrazione e zonazione del parco. È stata predisposta una prima bozza di perimetrazione trasmessa al Parco Regionale del Matese e poi inoltrata al Ministero dalla Direzione Generale per la Difesa Suolo. Su tale perimetrazione l'ISPRA ha invitato il Parco Regionale del Matese a trasmettere una nuova proposta regionale del versante campano che tenesse conto delle istanze espresse dagli enti locali. A fine luglio 2023, ricevendo i suggerimenti di ISPRA, il Parco Regionale del Matese ha trasmesso la nuova bozza con conseguenti modifiche alla perimetrazione precedente per i comuni di Ciorlano, San Luco, Ponte Landolfo e Salvatore Telesino. Inoltre, rispetto alla vecchia perimetrazione, venivano aggiunti i comuni di Capriati al Volturno, Telese Terme e Castelvenere. In una serie di incontri organizzati dal Presidente Commissario del Parco Regionale del Matese con i sindaci della zona per un ampio confronto sulle nuove problematiche, il Comune di San Lupo ha evidenziato perplessità sulla propria adesione al Parco Nazionale del Matese, in quanto sul territorio interessato sarebbero presenti impianti eolici non contemplati nella proposta di perimetrazione. Nel mese di ottobre 2023 il Parco Regionale del Matese ha trasmesso a mezzo PEC alla Direzione Generale per la Difesa Suolo, al Vicepresidente della Regione Campania e al Presidente della Commissione Ambiente la proposta di perimetrazione condivisa con i comuni interessati, completa di zonazione e della bozza del disciplinare di tutela, precisando che i comuni di San Lupo e Ponte Landolfo valutavano la possibilità di riduzione del territorio inserito nella perimetrazione dei quomi. Il giorno 30 ottobre 2023 si è tenuto un incontro per l'illustrazione della bozza con i comuni interessati dell'istituendo Parco Nazionale, l'ISPRA e il Ministero dell'Ambiente. Ciò premesso, sono disponibili in allegato anche le osservazioni pervenute da parte delle associazioni ambientaliste WWF e Italia Nostra. Nello specifico, tali associazioni, nel rivolgersi al Comune di San Lupo, sollecitavano il superamento delle eventuali resistenze e l'urgenza di porre fine ai ritardi per consentire la nascita dell'area protetta in tempi brevi, al fine di non perdere opportunità e finanziamenti. In aggiunta, l'Associazione Italia Nostra, con nota del 5 dicembre 2023, chiedeva al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, sensi dell'articolo 34 della legge 394-91, il provvedimento di perimetrazione provvisoria con le norme transitorie di salvaguardia del Parco Nazionale del Matese redatte dall'ISPRA sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici. Negli ultimi mesi del 2023, tuttavia, si sono registrati alcuni rallentamenti nella procedura istitutiva
in quanto il Comune di Ponte Landolfo ha inviato una ulteriore proposta di modifica alla perimetrazione della zonazione, così come ideata da Ispra, in quanto le rigide norme di salvaguardia ipotizzate da quest'ultima potrebbero causare seri danni economici alle aziende agricole e zootecniche presenti nella zona, accelerando il processo di esito con conseguenze socio-economiche tragiche per la comunità. Il Comune di San Lupo, con delibera Consiglio Comunale del 33 del 22 novembre 2023, ha deciso di rigettare in toto la perimetrazione, la zonazione e le relative norme di tutela, esprimendo la volontà di non aderire all'istituendo Parco Nazionale del Matese, con conseguente revoca della precedente deliberazione di Consiglio Comunale numero 2 del 20 febbraio 2019. Al tempo stesso non ha escluso però la possibilità futura di intraprendere iniziative per chiedere, ai sensi dell'articolo 4,5 della legge 394-91, un ampliamento sul territorio del Comune di San Lupo dell'istituendo Parco Nazionale del Matese. Quindi la vicenda si è abbastanza complicata per il dissenso dei due comuni e io credo che a questo punto occorre imboccare una strada per concludere il tutto, perché non si può paralizzare una iniziativa di tale importanza. Le alternative sono due, se ai fini della continuità territoriale, perché un perimetro è un perimetro, non può essere un parco a macchia di leopardo. È necessaria la presenza di questi comuni in tutta o in parte, è evidente che si valuterà di procedere comunque all'istituzione del parco, perché è evidente che c'è un interesse superiore che non può essere ostacolato dalla posizione degli enti locali interessati. Se invece sarà possibile estrapolare il territorio in tutto o in parte dei comuni dissenzienti, evidentemente è un procedimento anche più semplice e quindi un po' più spedito. La verità è che ormai le posizioni sono chiare, c'è la preoccupazione di questi enti locali che le norme di salvaguardia prima e quelle definitive di regolazione del parco possano essere troppo stringenti e limitative per alcune attività economiche, che sono anche, ed è comprensibile, fonte di entrate per le casse comunali, in particolare riferite all'energia da fonti rinnovabili, e tuttavia adesso il capo andrà messo a terra e credo che la Regione piglierà una iniziativa decisa e concludente in questa direzione. Grazie Assessore, concedo la parola al collega Frezza per una replica di 2 minuti, chiedendo il rispetto dei tempi perché abbiamo già sforato, grazie. Vicepresidente, io comprendo il suo, nel precedente question time sono stato molto più breve dei tempi concessi, gli altri sono allargati tutti, siamo in conclusione, non prenderò più di 2 minuti, però voglio ringraziare il Vicepresidente perché come sempre è attento alle problematiche del territorio e nonostante questo excursus abbastanza lungo e complesso, io sono d'accordo con lui sul fatto che sicuramente venendo anche da enti locali, avendo fatto il consigliere di municipalità e consigliere comunale, ritengo che i comuni debbano avere parola, però ostacolare una procedura così importante, soprattutto nell'interesse diciamo, di una collettività molto più grande che quella relativa a soli 2 comuni, debba essere, diciamo, in un certo momento, come ha detto lui, in maniera molto diciamo, diretta, il capo deve essere buttato a terra. Quindi sono d'accordo con lei e ritengo che, anche se ho adottato questa procedura, che non conoscevo nemmeno, fra l'altro, prima di andare qui in aula, che sia necessario questo passaggio. E soprattutto, eventualmente, se è possibile, che il suo assessorato, quindi il vicepresidente, si faccia interprete di un ulteriore tentativo di formalizzazione di un accordo con questi comuni, perché è chiaro che le necessità economiche di sviluppo sul territorio, soprattutto se ci sono delle aziende che potrebbero essere penalizzate, è importante. Però vedere se effettivamente si può trovare un'ultima composizione e poi andare giù a testa bassa affinché finalmente dopo tanti anni in ottemperanza a questo famoso articolo 34 della legge 394 del 91 si riesca a istituire questo parco che comunque porterà ben più altre vaste e importanti risorse a un territorio non solo campano ma anche molisano che purtroppo dobbiamo dire supereranno anche gli interessi di soli 2 comuni che sono stati contrari a questo sviluppo che secondo me è proiettato verso un'economia migliorativa per tutti e non peggiorativo. Vi ringrazio. Grazie, la seduta odierna finisce qua, saluto tutti, buona giornata.